Ciao a tutti, iniziamo il nostro giro a Tasmazia, che è... cos'è? Come si può spiegare? Non lo so, allora ci sono dei labirinti, infatti Tasmazia, Maze. Sì, potrebbe essere qualcosa, vabbè, comunque labirinti e cose strane. E iniziamo dai cessi, questo qua è il bagno delle signore, questo qui è il bagno dei signori, molto carini. E vi facciamo vedere subito... Perché? Vi facciamo vedere subito dove abbiamo mangiato Pancake Parlor, che non è della catena di Pancake Parlor di Melbourne. No? Buono lo stesso. Fanno comunque pancake senza glutine. Sediamoci un attimo. Ah, che vi spieghiamo. Allora, alla sinistra c'è il pancake salato che abbiamo preso, prosciutto, formaggio, pomodoro e ananas, mentre alla destra quello dolce. Con cream, che è intraducibile perché non è né crema né panna, è una crema che fanno loro. Un misto e raspberries. Raspberries, che è buonissima, davvero. E niente, adesso entriamo e vediamo. Si entra dal gift shop. Si fa il biglietto e si va. L'ingresso è direttamente al Great Maze, chiamato così non solo perché è il più grande di questo posto, ma perché quando è stato costruito nel 1985 era il più grande al mondo. Lo scopo del labirinto non è quello di arrivare semplicemente alla fine, ma trovare tutti gli oggetti che ci sono contenuti in esso. Fork in the roads. World's tallest bonsai. Qua c'è qualcos'altro, sì. Little Pigsville. Dei tre I tre porcellini. porcellini. Qua e là ci sono inoltre dei cartelli sugli alberi con delle frasi, delle freddure, alcune carine. A pizza walks into a bar and asks for a roast. Dinner. For a For roast roaster. dinner. Ah, pensavo fosse un punto. I'm sorry, says the barman, we don't serve food. Altre invece pessime. Non serviamo il cibo. Non serviamo cibo, dai, questa proprio... Ok, per tutti gli amici, i tantissimi amici che ci seguono dal Giappone, cosa vuol dire questa scritta? Perché poi dal Giappone? Può essere coreano o cinese? Secondo me è giapponese. Una delle cose all'interno del labirinto è la Chubby Town, una piccola via fatta tutta di casette a misura di bambino, si può dire. C'è il teatro, c'è il dottore, il parrucchiere, una casa ribaltata, la stazione dei pompieri. È stato difficile? Sei alto come la metà del palo. Sì, c'è anche la casa degli orrori, ma vi facciamo un video a parte per quella. Ta-da! Questo labirinto è abbastanza grande da contenere altri labirinti più piccoli al suo interno, come ad esempio il Balance Maze, Sarebbe il labirinto dell'equilibrio, bisogna passare su queste passerelle e arrivare fino in fondo, senza cadere, mi raccomando. Premix, premix! Salto! c'è anche il Day Cage, e anche se si vede attraverso le sbarre, non è così facile trovare la via. Questi non sono labirinti. Oh, io sono già fermo. No, no, non lasciarmi indietro. C'è segnato anche che dovrebbe esserci un passaggio segreto. Questo credo sia il passaggio segreto. Dici? Aiuto. Alright. Passaggio segreto fatto. Più carino da questa parte, da di là non è tanto Eh segreto. no, da di là si vede tutto. I can see it. The gold pot under the rainbow. Ci passa qua sotto? Penso di sì. Non era questo passaggio segreto? Forse. Aiuto. Ah. Ah, sì. Ok, potremmo aver trovato un terzo passaggio segreto? Vai, Joe! Vado. Tuffati! Mi tuffo. Ah, c'ho lo zaino, non ci passo. Ci siamo. È definitivamente questo il passaggio segreto. Ok. Questo è il passaggio segreto. Meno male. Secret passageway. Sì, è L'abbiamo fatto al questo. contrario. È questo?
È questo. Grande. Ma niente, siamo arrivati. Guarda che bel posto. Basta di qua, Mimmi. No, mi incazzo però. Qui la pazzia del labirinto iniziava a farsi sentire. Oh, siamo in perfetto centro, quindi. Sì, siamo in centro perfetto. La casa dei tre orsi è proprio qui. The middle. Ok. Tre orsi, entro prima io, tanto non è un problema. Prego. Oh, ma non puoi entrare! Ai! Non sono arrivare fino qui! Non mi piace, volevo entrare. Ora vediamo Gio riflettere su una piantina completamente vuota, come vedete. Lui vuole orientarsi nel labirinto con questa. E ce la farò. Allora, qua è segnato il nord. Ora. Ora è nuvolo. No, dai. Per te è nuvolo, mia cara. No, e non Eh sì, vale. è l'una e mezza, vuol dire che il sole è quasi quasi dritto. Il sole va a nord perché siamo in Australia. Ora, più o meno è là. Secondo me, di là. Non ci sono buchi. Di qua. Si può andare di qua e poi giriamo a destra. Allora, aspetta. Quella là in fondo è la casa dei tre orsi. Abbiamo fatto 11 passi più o meno e siamo arrivati qui, The Cage, che è esattamente dalla parte opposta di dove Joe aveva previsto. Applauso! Perché è nuvolo, perché è nuvolo, guarda. Una volta usciti dal principale labirinto si può arrivare in una seconda area con ovviamente altri labirinti, ma anche il villaggio di Lower Crackpot. Un piccolo villaggio fatto di casette in scala 1 a 5 in teoria. Qui c'è un signore che sta ridipingendo questa del padrino. Ognuna con il proprio stile. Il villaggio continua nel labirinto di mattoni gialli, che è per bambini, quindi non è un vero labirinto. Però i mattoni gialli sono tutti scoloriti, nonostante questo molto carino. E io mi chiedo, nel labirinto dei bambini, cosa sta facendo questa tipa? Anyway, tanto non lo capiscono. Come già detto, oltre al villaggio ci sono altri tre labirinti. Che insieme al Great Maze formano il più grande complesso di labirinti al mondo. O almeno questo è quello che dice il volantino. E infine si arriva al giardino delle ambasciate, che ancora lo stanno finendo, infatti non c'è l'ambasciata italiana. Questa qui è l'ambasciata del Regno Unito, questa è l'ambasciata degli Stati Uniti, l'ambasciata di Israele, Frigorifero. Islanda, bella, Canada, l'India, fantasia l'India. Ok, e quello era il campo di lavanda, in teoria ci si può entrare, ma non si sa. E soprattutto è pienissimo di api, quindi stiamo bene anche qui. Esatto, e niente, questo era tutto da Tasmazia. Non vi abbiamo detto orario d'apertura. Dalle 10 alle 5. Costa 25 dollari a Sì. testa. E qui siamo a Promised Promised Land. Land, terra promessa. Sì. 15. 10-15 minuti da Sheffield, la città dei Murales. E niente, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, lasciateci Fateci un un commento. salto se vi è piaciuto il posto. Sì, venite. È più una cosa per bambini in realtà, però è Però divertente, siamo dai. tutti bambini Sì, dentro in fondo. è bello. Non siamo riusciti a vedere la tana dell'Hobbit e il Il piano. piano, non li abbiamo trovati. Non li abbiamo trovati. Se voi sapete dove sono, se c'è qualcuno che sa dove siano e ha fatto una foto, per carità ce la mandi. Esatto, perché ci mancano. Sì. Niente, ci vediamo al prossimo video della Tasmania allora. Ciao! Ciao!